Gentili telespettatori, buona giornata e benvenuti a questo video di Tele Italia. Nicola Zingaretti sembra già in versione campagna elettorale, già post caduta, perché dice non lasciamo l'Italia agli amici di Orban e Bolsonaro. A tutta la maggioranza, Zingaretti dice, dico di continuare con questo spirito perché non possiamo lasciare l'Italia in mano agli amici di Bolsonaro e Orban. L'Italia non lo merita, per questo dobbiamo unirci e continuare a fare cose giuste, perché si possono fare. E così il segretario del PD e presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti, parla a Roma, negli spazi del VEGIL in largo, a Shanghi, e aggiunge: qui le porte sono state chiuse per 40 anni, non per caso, ma perché in Italia è molto difficile fare bene le cose giuste. La nostra vocazione è lasciare ai giovani un mondo migliore di quello che abbiamo trovato. Oggi abbiamo restituito alla città e alla regione uno degli edifici più belli di Roma, senza fare debiti, per migliorare il futuro di chi verrà, dice Zingaretti nel corso dell'inaugurazione. E poi parla del decreto semplificazioni e del fisco e dice questo: nel decreto semplificazioni ci sono ottime scelte, finalmente le cose possono cambiare in meglio ed è un segnale positivo delle promesse che si fanno e degli impegni che si mantengono. Vedremo realmente se il decreto semplificazioni porterà all'apertura di quei cantieri per un totale di 129 miliardi di euro, che porterebbe una riattivazione dell'economia senza se e senza ma vedremo che cosa succederà. Inoltre dice: oggi, grazie alle scelte fatte nell'ultima legge di bilancio, ci saranno più soldi nelle buste paga di 16 milioni di italiani. È la conferma che le cose si fanno, cambiano in meglio, ma attenzione, si dimentica una piccola, piccolissima cosa. Sì, ci sarà un aumento e avranno più soldi in busta paga 16 milioni di italiani. Attenzione, 11 milioni di questi 16 avranno un aumento dagli 80 euro che prendevano di Renzi, i famosi 80 euro di Renzi, passeranno a 100. Quindi 11 milioni di italiani di questi 16 avranno un aumento di 20 euro al mese, mentre gli altri 4 milioni e mezzo avranno un aumento di 100 euro al mese. Però il punto non è questo, perché qualunque aumento va bene, che sia 20 euro o 100 euro, tutto quello che arriva in più va bene. Il fatto è che lui parla della legge di bilancio, che grazie alle scelte nella legge di bilancio ci saranno più soldi in busta paga. Però nella legge di bilancio, ed è certificato nero su bianco, c'è stato un aumento delle tasse di 7 miliardi di euro. Tasse nascoste, seminascoste, visibili. Comunque è certificato che nella legge di bilancio, fatta a dicembre per il tutto il 2020, si certifica un aumento delle tasse di 7 miliardi. Questo abbassamento delle tasse per un certo per certa categoria di lavoratori, dipendenti e entro certi limiti di entrata, di ingresso economico annuale, è di circa 2 miliardi e mezzo. Quindi, se fate il conto, 7 miliardi di aumento delle tasse per tutti e 2 miliardi e mezzo di diminuzione delle tasse solo per alcuni, porta un aumento netto di 4 miliardi e mezzo delle tasse per quest'anno. Per quest'anno non cambiare, stessa spiaggia, stesso mare, diceva in una canzone, però qui stesso bilancio, stesse tasse. Ecco. Quindi ci sono delle persone che riceveranno dei soldi in più in busta paga, ma tutti, compreso quelli che riceveranno i soldi in busta paga, hanno un aumento delle tasse per 7 miliardi. Quindi quello che è certo è che con la legge di bilancio appena fatta c'è un aumento delle tasse, sono aumentate le tasse. Non è un'opinione, ma una solida realtà, ecco, una solida certezza. Anche perché non sto qua a raccontarvi la storia di Babbo Natale, non sono qui a pettinare le bambole o a far ballare la scimmia, vi racconto quella che è la realtà. E
E così però il segretario del PD dice le cose che gli conviene dire, dimenticandosi, curiosamente, le cose anche, importanti. E quanto alla malattia dice, bisogna reagire creando lavoro, sviluppo, opportunità, seguendo tutte le precauzioni necessarie per continuare a vivere, ma senza gettare la spugna. Vabbè, a parte le ultime parole vuote, senza gettare la spugna, ma cosa vuol dire senza gettare la spugna? Dov'è tutta la concretezza che lui chiede a Conte? Conte, devi essere concreto, lui è l'uomo più fumoso del mondo. Aria fritta, no? Quindi senza gettare la spugna, ma chi getta? Ma che stai dicendo, no? Bisogna continuare a vivere, ma che vuol dire? Ovvio, ovvio che bisogna continuare a vivere. Però lui dice che bisogna reagire creando lavoro, sviluppo, opportunità. Sì, ma lo dice come se fosse all'opposizione. Caro Zingaretti, sei tu al governo, sei tu alla fine che comandi in quella coalizione, perché Conte è agli ordini del PD. I 5 Stelle sono agli ordini del PD, ovvio, con la scadenza del loro secondo mandato sono dei futuri disoccupati dalla politica, quindi la loro priorità è sorreggere il governo e quindi dire al PD che va tutto bene, perché se no capite che la disoccupazione è lì in fondo al tunnel, no? E quindi alla fine Zingaretti, che è il capo occulto e il capo ombra di questo governo, viene a dire bisogna creare lavoro, sviluppo e opportunità. E crealo, fallo. Dove sono le tue idee? Ci stai pensando? Che fai la sera? Pensi, scrivi come fare le cose o pensi che siano gli altri? No? Ma gli altri siete voi, eh? E comunque, il solito pensiero zingarettiano, un po' tanto, fumoso, annacquato, un po' aria fritta, un po' tanto. Intanto i licenziamenti sono bloccati fino a dicembre. Ecco, cassa integrazione, c'è lo scontro tra PD e Movimento 5 Stelle, tra la proroga al 2021 e contratti a tempo. Quindi il governo teme delle rivolte sociali, come i servizi segreti hanno già comunicato da tempo, hanno già comunicato al Viminale, al Ministero dell'Interno, il Ministero dell'Interno lo ha comunicato a Conte. Si temono rivolte sociali d'autunno. E quindi il governo teme e mette in cassa integrazione l'Italia. PD e 5 Stelle sarebbero vicinissimi a un'intesa sulla proroga fino al 31 dicembre del 2020 dei sussidi di cassa integrazione per le aziende colpite. Quindi è un po' come anestetizzare l'economia, il mercato del lavoro fino al 31 dicembre. Sperando che cosa? Sperando che a dicembre le aziende si siano riprese e quindi, togliendo la cassa integrazione, non ci sia poi quasi o pochi, ci siano pochi licenziamenti perché le aziende hanno ripreso i loro clienti, i loro ordini e quindi è tutto passato, è tutto un ricordo lontano. Ma questo ha un costo gigantesco, gigantesco. Si parla di 4 miliardi al mese, non all'anno, al mese. Per farvi un'idea, il reddito di cittadinanza costa 7 miliardi all'anno. Quindi, ad esempio, il reddito di cittadinanza, se noi facciamo 7 miliardi diviso 12, 7 miliardi diviso 12 mesi, abbiamo 583 milioni al mese costa il reddito di cittadinanza. Qui pagare la cassa integrazione al mese costerebbe 4 miliardi, cioè 7 volte di più che pagare il reddito di cittadinanza. 7 volte di più. Quindi capite che è un esborso pazzesco e questo sarebbe solo per posticipare il disastro della disoccupazione. Ma il problema è che, appunto, è questa la soluzione? Posticipare quello che dovrà accadere? Lo Stato può permettersi 4 miliardi al mese per cassa integrazione? O quei soldi dovrebbero essere utilizzati per
sgravare le aziende dalle tasse, no? Quegli 8, 12, 10, 9 miliardi che verranno spesi per cassa integrazione in più dovrebbero essere destinati alle aziende come meno tasse per 10 miliardi, in modo che l'azienda possa poi dire, beh, comunque sia, sto mantenendo il margine operativo, evito di licenziare probabilmente. Ma attenzione che si parla fino a dicembre e se ci fosse veramente quella ricaduta della malattia che tutti dicono, tanto a ottobre torna, tanto a ottobre torna, ma intanto non è mai andata via, mai. Guardate i dati nel mondo, quella curva non è una curva, è una linea che continua a salire, non ha mai neanche cominciato a rallentare, continua a salire, anzi se guardate oggi vedete che c'è una leggera impennata, sta peggiorando, ecco. E quindi mi dite che in autunno torna qualcosa che sta peggiorando adesso? Ma io vi ringrazio per avermi ascoltato, vi invito ad iscrivervi al canale, l'iscrizione è gratuita, siamo anche in Facebook nella pagina Tele Italia dove trovate tutti gli stessi video che ci sono in YouTube. Grazie per avermi ascoltato e vi auguro buon proseguimento di giornata. Arrivederci.